questo nuovissimo video e bentornati in un nuovo Vlogmas. Allora, oggi è giorno 20, quindi dovete sopportarmi per altri 4 giorni, perché tra 4 giorni è la vigilia di Natale, cioè domenica. Allora, in questo Vlogmas, come avrete letto dal titolo, risponderò alle domande che mi avete fatto nello scorso video con l'hashtag AskAle. Allora, iniziamo subito. Le domande sono state giuste, né tante né poche, quindi iniziamo subito. Allora, iniziamo con Ricky Rikes. Hashtag Ascale, il tuo regalo preferito di Natale? Allora, il mio regalo preferito di Natale è Ave Riccardo. La tua canzone di Ricky? La mia canzone preferita di Riccardo? Aspetterò lo stesso e rumore di fondo. Vorresti cambiare nome? Sì, mi vorrei chiamare Francesca o Martina. Che sport fai? Niente, però facevo pallavolo. Litigi con tua sorella? Sì, tantissime volte. Mi saluti? Certo, ciao Ricky Rikes. Un bacione. Ok, poi passiamo a Ale e Sofì, cioè mia sorella. Hashtag Ascale, mi saluti? Certo, ciao Sofia. Poi, età? 13. Cantante preferito? Riccardo. YouTuber che odi? Sivi Show. Scusate, però la odio, non so perché. Che ami? Luciano Spinelli, Avita e Martina Frangia. Fammi rientrare sul canale, ti prego. Sofì, no, tu sei uscito, quindi non ti posso far rientrare. Poi, Caterina Valligelli. Hashtag Ascale, qual è il tuo tipo di pizza? Non so parlare. Hashtag Ascale, qual è il tuo tipo di pizza preferito? Pata pizza. Fai sport? Lo facevo. Se sì, quali? Pallavolo facevo. Qual è la tua canzone preferita di Riccardo? Aspetterò lo stesso e rumore di fondo. Continua così. Grazie. Ciao Caterina Valligelli. Poi, Erika Massimino. Hashtag Ascale. Ti piacerebbe se Ricky fosse tuo fratello? Cioè, io se Ricky fosse mio fratello proprio cioè, non ci crederei. Cioè, sì, ovviamente, sì, troppo. Ciao Erika. Poi, Rederica a Vita mi chiede, hashtag Ascale, quanto ami Ricky da 1 a 10? Non si può descrivere quanto lo amo. Più di infinito, non si può descrivere. Ciao, Rederica a Vita. Non so come si chiama, comunque. Poi, Maria Chiara Spinella mi chiede, hashtag Ascale, ti piace di più Riccardo o Luciano? Allora, questa domanda è un po' difficile da rispondere. Allora, Riccardo mi piace di più come bellezza e le sue canzoni, mentre Luciano mi piace più, cioè, non lo so, mi piace più come di carattere, tipo, perché è più dolce, tra parentesi. Anche Riccardo è dolce, però, boh, tutte e due, vediamo. Poi, fai un... Ah, scegline uno. Boh, Riccardo, come bellezza. Ti piace di più Martina Frangia o Sofia Dalle Rive? Ne ho saltata da una prima. Martina Frangia. Farai un video scherzo a tua sorella? Sì, vedremo, non so però quale. Farai un video con i tuoi genitori? No, i miei genitori non vogliono comparire su YouTube. Hai il libro insieme di Luciano? No, però me lo devo comprare. Se si mostra, non ce l'ho. Fai l'house tour? Sì. Morning and night routine? Allora, la morning routine l'ho fatta, la night routine non so se la farò. Ti va di fare un video in collaborazione? Sì, certo. YouTuber meno conosciuti preferiti? Meno conosciuti? Giuseppe Di Lillo. Non so più che dire, ahaha, ti adoro, grazie. Continua così che ce la farai. Mi saluti, certo. Ciao Maria Chiara Spinella, un bacione. Mi puoi fare pubblicità al canale? Ciao. Sì, certo, allora seguite Maria Chiara Spinella, che è il canale di una mia amica, ed iscrivetevi. Poi Chiara FV025 mi chiede, hashtag Ascale, in che città vorresti andare a vivere? Milano. Che lavoro vuoi fare da grande? Cuoca. Chi segui su YouTube? Luciano Spinelli, Martina Frangia, Lisa Maino, Sofia Delle Rive. E poi, guardi serie TV? Se sì, quali? Se no, vorresti cominciarne quale? Qualcuno e quale? Sì, ce li guardo, però non molti. Se sì, quali? Cioè, tipo, guardo i telefilm, cioè, tipo, quando ero piccola, tipo, guardavo Sam e Cat, Carly. Cioè, ora non è che li guardo molto, però, boh, un po'. Non lo so quale vorrei cominciare. Poi, se Riccardo dovesse diventare brutto e antipatico verso le sue fan, continueresti a seguirlo? No. Cioè, antipatico. No, brutto sì. Se è buono, però brutto sì. Però se è antipatico, no. Poi, ciao Chiara. Scusate però per i messaggi.
Poi sempre lei mi chiede, aspetta, ok, come hai conosciuto Ricky? Allora, Ricky è scritto sbagliato, Chiara ti uccido. Si scrive R-I-K-I e non si scrive R-I-C-K-I, quindi è scritto sbagliato. Comunque, come hai conosciuto Ricky e come è nata la tua passione per lui? Allora, Riccardo l'ho conosciuto ad Amici, però, cioè, una mia amica me l'ha fatto conoscere, però, cioè, appena l'ho visto ho detto, oh, ma che bello questo ragazzo, e tipo ho detto, sarà prima o poi il mio idolo. E come è nata la passione per lui? Sentendolo cantare, cioè adoro le sue canzoni, appena sono stato al primo incontro, è stato troppo bello. Cioè, ancora quando sono stato al primo incontro non lo conoscevo, però mi è piaciuto poi. Se potessi avere un superpotere, quale sceglieresti? Di diventare invisibile, oppure di poter prendere tipo, quando mi secca tipo che sono messa nel divano così, tipo allungare le braccia e prendere il telecomando o qualcos'altro. Ciao Chiara. Poi passiamo a Luca Donzelli, Asta Gascale. Ti piacerebbe se Ricky ti vorrebbe baciare e sposare? Questa domanda non rispondo perché già c'è, cioè, tutte le ricche sanno che mi conoscono, tutte le ricche sanno questo. Cioè io troppo vorrei, troppo 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 troppo. Troppo, 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 basta, non già finito ormai. Troppo, 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 troppo. Ok, basta. Troppo. Quindi sì. Ciao Luca Donzelli. E nulla, queste erano tutte le domande che mi avete fatto. Nulla, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate. E commentate con che video. mia sorella mi sta inviando tantissimi messaggi. Comunque, commentate con che video vorreste vedere il mio canale, perché non so che video fare. E nulla, io vi mando un bacino e ci vediamo in un prossimo Vlogmas. Io